salutando Santiago e stiamo proseguendo per l'oceano. Buongiorno a tutti amici e grazie per averci seguiti in questo meraviglioso viaggio. Salutiamo Santiago. Vediamo. Stiamo vedendo un sacco, ma un sacco di camionette militari, anche di aerei militari, ma un po' tanti, veramente eccessivi. Guardate che nebbia che c'è. Però laggiù secondo me c'è uno spiraglio di luce, di sole. Sono sicura che troveremo il sole al mare. Voglio essere ottimista. È vero, si vedono solo le punte. A me sembra che si comincia ad aprire un po', anche se vedo c'è nero nero azzurro azzurro. Giù mi sembra nero nero. Ormai quando pensiamo di andare fino laggiù sembra niente. Abituati a fare chilometri e chilometri a piedi. Ma c'è il sole, volevo fartelo notare. Sole, sole, sole. Paesino? No. Ma ditemi, vi sembra normale questo cane? Il tempo continua a essere come tutto il cammino di Santiago, un po' è bello, un po' è brutto, un po' è nuvoloso, un po' esce il sole, uguale, continua come il cammino, ma in effetti anche questo è cammino, solo che fino all'oceano. Mentre Attila continua a dormire, così, il navigatore ci dice che tra un po' vedremo l'oceano. Prima abbiamo incontrato dei pellegrini. Eccolo laggiù. Vabbè, certo, non siamo arrivati a piedi, ma ci siamo arrivati. Allora, questa roba qua che ho detto che a fine video, alla fine di questo viaggio avrei capito che cosa sono. Allora, devo dire che intanto riprendo il mare. Aveva ragione Davide, sono tipo delle dispense dove si raccoglie il cibo là dentro, tipo le patate, le cose che si possono conservare e si raccolgono lì dentro. Dentro queste casette io credevo fosse qualcosa che aveva a che fare con la chiesa, perché le vedevo nei cimiteri, le vedevo nelle chiese, nelle case, sì, e con la croce. In realtà per tutti, cioè c'era chi ci metteva la croce, chi no, però servono per quello. Intanto andiamo avanti. Oh, guarda, macchina fotografica. Vedi là dove c'è la punta. Guarda, cammina lassù. Oh, è lì. Guarda che bello. Ecco qua il cammino. Facciamo conto di farlo a piedi, ma lo facciamo in camper. Bellissimo. Qua si va così qua e qua ci sono i pellegrini che arrivano ancora all'oceano. Bravi, bravi ragazzi. Qua c'è il campeggio per il carro, qua ci sono i pellegrini, parking 10 euro al giorno. Attila, siamo nella linguetta di terra adesso, sai?
Sì, bambina, lo so, lo vedo. Barbone! Oh, ciao, buongiorno! Ora, devo farti il video prima e dopo, il giorno della barba devo farti il video per vedere la trasformazione. Adesso stiamo attraversando quella linguetta di terra che abbiamo visto prima. Pellegrini. Vanno al punto e poi tornano indietro, fare, poi tornano in paese che hanno l'albergo, perché comunque qua non c'è niente, fare il pellegrino nel vento. Ciao pellegrino, guarda i pellegrini, eccoli qua. Che meraviglia. Nel video non si vedono, peccato. Ciao amore, perché volevo riprendere un po' il paesaggio. C'è un altro camperista. Ho visto qua i camper, li tornare indietro. Ah, quindi non sappiamo se ci si può fermare. Vabbè, intanto andiamo, bello. Pellegrini che tornano indietro. C'è addirittura Flixbus che arriva qua. Eccoli. Eccola. Ovviamente. Amore. Qui un po' sporchino. Che sport!
ecco che però che peccato. Madonna, io sono Attile Pellegrino, mi conosci? No, non ti ho mai visto, chi sei tu? Ma sei tonto? Te l'ho appena detto, sono Attile Pellegrino. Questo è il secondo faro più potente al mondo e si vede a fino a 50 km di distanza. Per le navi, certo. Beh, certo. Siamo proprio alla fine del mondo. Faro dei Finisterre. Guarda che meraviglia qua. Peccato che è un po' nuvolo. Aspetta un attimo, che voglio vedere. San Pietro du Port, 831,8. Da dove siamo partiti noi? Perfetto, il triangolo. No, mammina, per piacere, il triangolo no. Non l'avevo considerato. Los alemanes, yo os hablo español. No, italiana. Ah, italiana. Bueno, español, italiano, muy parecido. Sí, sí. Muy parecido. Bravo. Mil gracias.
campa lì. Sì, adesso è proprio vado una lì. Zona campa lì. Sì, vado lì che è bella. Guardate dove ci sistemiamo. Guarda, guarda che meraviglia. Sulla scogliera. Lì se uno vuole va anche a camminare, farsi una bella passeggiata. Guarda quei due là su seduti. Abbiamo cambiato idea. Lassù vogliamo andare giù. Che schiuma brutta che c'è lì sotto. Peccato. Che strano, però per essere proprio così sporco non devono aver buttato. La strada che stanno facendo è quella. C'è quella sorta di lavorazione mare, quella sta, quindi scaricano continuamente. Boh, ci siamo stabilizzati qui, forse, non è detto, ancora si muove. Sto cercando di trovare un posto meno impantanoso. Che bello! Hai visto dove siamo arrivati? Ti piace? Guardate, ieri siamo andati al ristorante, ci ha avanzato un sacco di roba oltre al polipo, ci ha dato tanto da mangiare, ci ha avanzato per oggi, ce l'ha mandata nella scatolina e adesso oggi la mangiamo. Guardate, notate il piatto di Davide? No, e guardate il mio. Sì, sì. Attila dice così, ma lo sai che non è vero. Guardate dove stiamo mangiando. Meraviglia. Ciao. Vieni che te ne do anche a te. Vieni qua. Vuoi un po' di pane? Vieni. Si vedono, ma ci sono dei montoni là sotto. Non si vedono nel video. Adesso tutto avvolto da una nuvola. Montoncino piccolino felice. Prende l'ultimo sole. È vero, amore? Sì, perché questa sera saremo in chissà quale posto a dormire. Amore. Oh. No, pellegrini a cavallo. Ci camminano davanti. Amore, no. L'ha sentito. Che panorama. Attila, non ci sono più. Pensate che Attila è sotto, non li ha visti i cavalli, li ha solo sentiti. Adesso qua, infatti, il pellegrino che prima abbiamo preso di schiena. Ciao, pellegrino. Lasciamo anche questo luogo meraviglioso. Per essere al lago qua, non sembra neanche il mare. È bellissimo. Che bello, sembra di essere là. La spiaggia.
visto che quella spiaggia la sera non c'è. Io vorrei che mi diceste voi se è normale che lui deve dormire qui. Cioè, guarda, cioè lui deve stare lì. Ti rendi conto? Ma una cuccia ce l'hai? Due. Oh, ma guarda un po'. Si è sistemato qui. Oh, ce l'hai una cuccia? Ehi, di qua a te. Che stai già dormendo? Con la lingua di fuori. Ehi, ho detto a te. Non mi disturbate, per favore. Dov'è la tua cuccia? È qua, mamma. Dov'è la tua cuccia? Non è questo il tuo posto. Dai, mammina, lo sai che comando io. Cosa vuoi, le coccole? No, vai al tuo posto. Vai al tuo posto. Dai, mammina. Al tuo posto. Dai. Vuoi che le faccio le coccole? Vuoi al tuo posto, questo è il mio letto. Mammina, io voglio le coccole. Vabbè, un minuto di coccole e poi a nanna. Nella tua cuccia. Mi deve leccare tutta. Ok? Adesso vai nella tua cuccia. A cuccia. Ubbidisci Attila. Sì. Bello, amore. Basta.